Edoardo, ma tu così giovane, è vero che giochi a rugby? Esatto, io gioco a rugby da quando ho 7 anni. Quindi sono 8 anni che ti dedichi a rugby. Esattamente. È il tuo sport preferito? Sì, diciamo di sì. Bravo. E stasera che cosa ci preparate? Non te lo dico. Non ce lo dice? Va bene, rimanete sintonizzati e lo scoprirete con noi. A tra poco in Cucina con lo Chef. In collaborazione con Durbano Arredamenti, Caffè Monforte, Del Giudice, Il Fiore del Latte, Ottica Sirio, Optometria e Contattologia, Centro Tartufi Molise, Casa Molisana, Supermercati Gran Risparmio, Gruppo Vegè, Tenute Martarosa. Il venerdì di In Cucina con lo Chef, insieme ai fratelli Costa, Gigi Di Simio, Edoardo e Federico Costa. Ciao Gigi. Ciao Gigi. Ciao ragazzi, come state? Tutto bene? Tutto bene, bene. Ma pensa un po' a cosa mi ha detto l'altro. Gioco a rugby, 15 certo. anni. Tra ma un come po' mi mena pure. Come ti è venuta del rugby? Allora, fin da piccolo ho provato a fare sport tipo il calcio, ma... Non ti piaceva? Proprio 6 settimane neanche durato. Poi tramite un mio amico, che lui ha iniziato rugby 1 o 2 settimane prima, un giorno mi ha portato a un suo allenamento e da lì ho iniziato. Là ti sei, diciamo, ti ha folgorato. Esatto. Là hai avuto... E poi da lì ho l'allenamento dopo mi sono presentato. E quindi da tu lì... praticamente sei iscritto a una società. Sì. Immagino giochi un campionato. Per... Sì, giocavo nel campionato, poi vabbè quest'anno... Vabbè, con queste sì, cose. Quest'anno non si può giocare niente. Infatti. Però comunque facciamo finta che quest'anno non c'è. Abitualmente tu sei iscritto a una società, sì, ti alleni iscritto... sistematicamente. Sono iscritto. E che ruolo hai? E allora, l'anno quando che... si mettono tutti i giocatori di rugby, come si chiama? Allora, l'anno scorso, l'anno che è appena passato, sono stato nell'ala, quindi ruolo più esterno. Ala. Però di base ho sempre giocato nella mischia, facendo mischia. La seconda linea, che è il ruolo dietro la prima. Ho capito. Quindi, però è bello, insomma, che, voglio dire, le performance della nazionale italiana negli ultimi periodi hanno avvicinato molte persone al rugby. Esatto. Perché tante persone hanno seguito la nazionale e tanti ragazzi anche della tua età, immagino, sì. hanno... Poi comunque in Italia il rugby non è ancora... Diffuso. Diffusissimo. Però comunque si sta iniziando a diffondere sì. tanto il rugby. Ecco. Al nord ci sono diverse squadre. Sì, 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 molto molto al nord, è molto diffuso il rugby. È vero, più sì. che al sud. Sì, anche al sud comunque i miei allenatori mi dicevano che è molto diffuso. In Abruzzo c'è l'Aquila, che è famosissima del rugby, e comunque è bello sapere insomma che non si vive di solo calcio, ecco. Ci infatti. Sono anche altri sport. Va bene, allora Edoardo, non ci hai voluto dire nell'anteprima che cosa stavate per preparare, cosa ci preparerete tra poco. Lo dico io. Maialino tonnato, Federico? Sì. Perché maialino e non vitello tonnato? Andiamo a rivisitare un po' quella che è una ricetta classica, appunto il vitello tonnato, e andiamo a farlo però con il filetto di maiale. C'è una variante? Esatto, andiamo a cambiare il tipo di carne. Ho capito. Sostanzialmente andiamo a usare una carne un po' più saporita, con qualche un po' più di grasso, quindi un po' più golosa e succulenta. Ho capito. Abbiamo appunto il filetto di maiale che è il protagonista, abbiamo l'uovo, l'olio, l'acciuga e il tonno che sono quelli che servono per fare la salsa tonnata. E poi abbiamo zucchero, sale e pepe e rosmarino che servono per fare la marinatura del nostro maialino. Quindi dobbiamo fare un mix. Fase 1. Marinatura del maiale. Andiamo ecco. poi a scottare il maiale e poi lo finiamo anche in forno. Perché il maiale non si può servire crudo. Deve essere ben cotto. Rosa, no, si può servire rosa, quello sì. Se conosci la provenienza del maiale, puoi stare tranquillo. Ho capito. L'importante è che non sia quindi, crudo. Fase 1. Fase 1 partiamo con la marinatura. Poi, fase 2 invece? Fase 2 facciamo la salsa tonnata.
Mi raccomando, per fare la salsa tonnata l'uovo deve essere a temperatura ambiente, se no non monta. Anche questo è un altro piccolo trucco, se no continui ad aggiungere olio e non verrà mai la salsa come si deve. Ricordiamo da dove venite voi però. Noi siamo di Castelnuovo Scrivia, in provincia di Alessandria. In Piemonte. Esatto. Però che è in una zona... Siamo in una zona di confine perché siamo sulla punta bassa del Piemonte, quindi abbiamo l'influenza di Lombardia, Liguria, Emilia. Siamo in quella cosiddetta zona delle quattro province. Ho capito. Allora, per iniziare facciamo la nostra marinatura. Andiamo a fare quello che è un sale bilanciato, ovvero in pari quantità sale e zucchero. Ah, più o meno, cioè più o meno? Sì, 100 grammi e 100 grammi per fare un sale bilanciato. Aggiungiamo anche poi una punta di pepe per andare a dare un po' più di aromatizzazione e del rosmarino. Rosmarino che tu hai, lo vedo, è... Io adoro il rosmarino. Rosmarino e le erbe aromatiche sono proprio, sì, essenziali. Andiamo a fare la nostra marinatura. E quanto tempo? Ma in questo caso serve principalmente la marinatura per andare ad avvolgere la carne, per far sì che gli dia un po' più di sapore. Quindi. Sì, dico, ma... È una marinatura molto veloce, cioè quello che andiamo a fare è appunto adagiare la carne. E poi... E coprire con la marinatura. Non c'è parte liquida qui? In questo caso no, ne andiamo a mettere poi un po' di olio nella padella che ci servirà appunto per scottare. Ma nel mentre l'importante, questo è un bel passaggio, è quello di massaggiare la carne. Ah ecco, quindi... massaggiare proprio. Esatto. Il maialino va trattato con rispetto. Ma anche questa sposta, qua... sposta l'olio bene, altrimenti... Questa qua è la tecnica comunque con cui si prepara il roast beef all'inglese. E si fa principalmente con il vitello. In questo caso noi lo facciamo col maialino, stesso procedimento. Andiamo a scaldare l'olio. Quindi... tu l'hai chiamata marinatura, ma è quasi un'impanatura, insomma. Sì, perché comunque va ad avvolgere la carne. L'olio deve essere bello caldo e per far sì che avvenga quella cosiddetta reazione di Maillard, ovvero in pratica di? La Maillard. In pratica le proteine esterne della carne a contatto con l'olio caldo vanno a cauterizzarsi e quindi fare una crosta che mantiene tutti i succhi all'interno della carne, facendola rimanere morbida e più saporita. Ho capito. Quindi questa è una tecnica. Questo è un piccolo trucco che si insegna ovviamente. Hai studiato? Sì, l'abbiamo studiato in prima. L'anno scorso, perché sì, tu esatto. Sei al secondo anno. Esatto, io sono al secondo anno, l'abbiamo studiato l'anno scorso. Va bene. Io approfitto per ringraziare i nostri amici Angelo e Antonella Braccia, che anche oggi, come sempre, ci hanno fatto dono, ci hanno mandato i fiori dono di questo appunto, questo omaggio floreale. Vi saluto, i nostri amici Angelo e Antonella Braccia, fioristi di Termoli, che ci vogliono bene e ci danno sempre questa idea, questo tocco floreale al nostro studio. Aspettiamo che l'olio sia caldo e preriscaldiamo anche il forno. Forno a 180 gradi, quindi noi scotteremo la carne, poi la scoleremo e andremo a metterla in una placca con carta da forno e la mettiamo a cuocere. Questo è un buon secondo, insomma. Questo sì, si può servire anche volendo con delle fettine sottili come antipasto. È sempre un piatto polivalente, dipende sempre dalla quantità che si dà. Però... Per esempio noi il vitello tonnato ce l'abbiamo come antipasto adesso in menù, perché diamo una porzione più ridotta e comunque... Per esempio ho il ricordo di mia nonna che lo faceva la domenica a pranzo come antipasto e poi si mangiava la prima portata. Ho capito. Però quindi, c'è anche chi lo serve appunto. Cioè l'antipasto e il secondo dipende sempre... È un piatto che va a interpretazione. Dalle quantità. Sì, esatto. Dalle dosi. L'olio è caldo. A sto punto... Quindi ripetimi Edoardo questa fase come si chiama? Reazione di Maillard. Reazione di Maillard. Esatto. E la particolarità è appunto creare una crosta intorno che è data dalle proteine della carne esterne che si cauterizzano. Un po' come quando ti tagli, no? La pelle tende a rimarginarsi per proteggerti. Stessa cosa qua, si va a creare una crosta che però ti tiene i succhi all'interno, quindi la carne rimane più morbida. Esatto. Se l'olio non fosse caldo, la padella non fosse calda, andrebbero a uscire tutti i liquidi e la carne risulterebbe asciutta e poco saporita. Esatto. Ed è un peccato comunque non sfruttare le proprietà della carne e dei suoi succhi. Senti Federico, a proposito di Instagram, dimmi. Chi ti volesse contattare su Instagram
Astock 137. Astock 137 è la pagina Instagram di Federico Costa. Tu sei sempre disponibile, rispondi. Sì, assolutamente, per qualsiasi cosa non c'è nessun problema. Va bene, allora questa è la fase in cui tu stai appunto scottando la carne, come vedete sta diventando bella colorata e bella dorata. E poi abbiamo detto andrà in forno. Esatto. Quindi e mi parlavi di salsa, di maionese, di... Andiamo a fare la salsa tonnata. Adesso mi prendi la placca, credo. La nostra carne è pronta, bella scottata. Eccola qui. Quindi dalla padella... Alla brace. No, non alla brace in questo caso, ma dalla padella al forno. Esatto. E questo ce lo dimentichiamo. Lo lasciamo in forno. Quanto tempo e temperatura? 180 gradi, 12 minuti all'incirca, perché comunque è molto piccolo. Se si usasse un filetto un po' più grande ci vorrebbe più tempo. Quindi... Comunque consiglio utile utilizzare un termometro da cucina e se il cuore del maialino supera i 63 gradi, allora siamo perfetti. È cotto, è pronto. Esatto. E adesso invece andiamo a realizzare la nostra maionese. Io utilizzo l'uovo intero. C'è chi usa soltanto il tuorlo e quant'altro. Questi sono gusti personali. Vabbè, nella tua, diciamo, idea di, come si dice, di salsa tonnata, la trovo più delicata. Tu prevedi... E meno grassa, perché comunque già è una cosa corposa. Il rapporto comunque per fare una buona maionese è un uovo 100 ml di olio di semi. Perché l'olio di semi è più delicato e quindi monterà meglio. Di semi o anche di oliva. O anche olio di oliva se si vuole dare un tocco più corposo e più gustoso. Ho capito. Va bene, allora, adesso vediamo come avvii la maionese, esatto. E poi mandiamo la pubblicità e quando torniamo vediamo la parte finale e l'impiattamento del nostro maialino tonnato. Quindi emulsiono aggiungendo a filo l'olio. E il tonno è... Lo aggiungiamo dopo che abbiamo fatto la maionese. Ah, quindi... Perché sennò si smonta. Ah, ho capito. Quindi tu adesso raggiungi un certo risultato, diciamo. Esatto. Che deve essere... Una bella maionese compatta e soda. Dopodiché aggiungerai... Poi vedo anche il pepe rosso, pepe rosa. Il pepe... Pepe rosa invece lo usiamo per decorare. Non capito. Allora Federico, io direi a questo punto la maionese... È pronta. È pronta. È pronta, rimane... Eccola qua. Bella compatta. Questa quindi è la maionese è pronta. Tu adesso aggiungerai il tonno. Il tonno andrò ad aggiungere. Allora guarda, facciamo così. Intanto che tu prosegui, noi mandiamo la pubblicità, rientriamo e vediamo la parte finale di questo tuo maialino tonnato. Esatto. Va bene? Sì. In cucina con lo chef, non andate via. Gigi, Federico e Edoardo tornano subito. Federico Edoardo Costa, allora, che cosa è successo a allora, telecamere spente? Abbiamo finito la nostra maionese. E come poi l'hai finita? Abbiamo aggiunto per fare la salsa tonnata del tonno e delle acciughe e abbiamo frullato il tutto. Insieme alla maionese che esatto. Avevi preparato. Nel mentre il maialino ha finito di cuocere e ce lo siamo già porzionati della fetta in base alla grandezza che più ci piace. A me preferisce un po' più spesso e un po' più morbido in bocca. A questo punto possiamo andare a impiattare. Perché di solito il vitello tonnato sai si fa sottilissimo. Sottile. Invece tu hai esatto. Il maialino, lo hai, diciamo, hai creato delle porzioni più consistenti, più grandi. Cioè è proprio l'opposto del classico vitello tonnato, insomma, ecco. Esatto. Andiamo a mettere alla base. E quindi... Abbiamo la nostra salsa tonnata. Eccolo qui. È proprio una versione... Molto moderna. Molto? Moderna alla fine. Diversa dal classico esatto. Vitello tonnato che siamo abituati a vedere.
Eccoci qua, praticamente è pronto. Sì, andiamo a dare ancora un giro di olio per decorare. Gli dà un po' di lucentezza l'olio. Esatto. Del pepe rosa. Federico ama il pepe. Poi il pepe rosa è balsamico, quindi dà un tocco anche in più al piatto. E giusto due foglioline di verde, che male non fanno. Per estetica. Federico si è sentito con Michele Travaglini e Michele Travaglini... Vai, vai, Edoardo. Eccolo qui. Maialino tornato di Federico e Edoardo Costa. Michele Travaglini, che ha parlato con te, giustamente avete concordato che con questo tipo di piatto, di ricetta, il rosso, probabilmente, il rosso è sicuramente... Il rosso con la carne si sposa molto bene. L'abbinamento migliore. E Michele ha scelto appunto questa tintilla del Molise, vitigno tipico della nostra regione. Un vitigno autoctono molto, molto saporito, e comunque che si contraddistingue come tipo di vino molisano. Va bene, se vi è piaciuta l'idea di Federico, preparatevelo a casa, provate. Maialino tornato. Grazie Edoardo, in bocca al lupo col rugby. Grazie. Ciao Federico, grazie, ci vediamo ancora. Noi ci vediamo domani, qui sempre da In Cucina con lo Chef. Domani è sabato. Ciao, da Gigi Di Sigla. Ciao. Arrivederci da Durbano Arredamenti, Caffè Monforte, Del Giudice, Il Fiore del Latte, Ottica Sirio, Optometria e Contattologia, Centro Tartufi Molise, Casa Molisana, Supermercati Gran Risparmio, Gruppo Vigè, Tenute Martarosa.